Questa è una cosa incredibile. Dopo 6.000 giorni di pioggia. Sì, non ce la faccio da mangiare. Oggi penso che sarà una giornata abbastanza piena perché ho un botto di materie. Pensavo fosse una buona giornata per fare un vlog. Vado a fare colazione e ci si vede all'università. Comunque, raga, cioè, di che stiamo parlando? Questa è la roba più bella che vedrete in tutta la vostra vita. Dopo me, ovviamente. Quindi, si aspetta l'autobus delle 8:22, che sarà ovviamente il più pieno dell'intera giornata. Però c'è il sole! È la cosa più bella e allo stesso tempo più boomer per cui emozionarsi la mattina. Sì, dovrei andare. Sarebbe il caso di andare. Potrebbe essere più o meno abbastanza tardi, quindi sì. Non potevo non rendervi partecipi di questa cosa, raga. Cioè, è il mio gioiellino. Quanto è bella. Ed è classica per la prima volta. Suona una favola! Lei invece è sempre la Korg. Sempre qui. L'unica cosa che cambia sono le dita di polvere che crescono sopra i suoi tasti. Vi invito a questo punto a mettere le cuffie e concentrarvi, perché la quantità di informazioni inutili contenute in questo video potrebbe essere devastantemente alta. A livelli proprio che nemmeno il vostro kiwi potrebbe proteggervi. E oggi vedremo qual è il mio setup per prendere appunti in aula. Molto easy, spero vi piaccia e se volete potete anche prendere spunto. Avevo il banco piccolo, quindi ho pensato l'unica cosa che posso fare per prendere appunti senza lanciare il mio portatile, magari provare col tablet. La situazione è questa qui. Io utilizzo tastiera X generica, unico requisito non faccio rumore quando premi i tasti, è abbastanza silenziosa. Poi il mio tablettino di fiducia, che non riuscirò mai a tirare fuori dalla custodia, ok. Molto semplicemente collego un cavo, che ovviamente non è solo per la carica, questo qui permette anche il passaggio dei dati, appunto per la tastiera. Molto easy, diciamo, niente di che. Per quanto riguarda invece lo studiare vero e proprio in biblioteca, utilizzo anche il telefono perché collego la tastiera al telefono e invece guardo le lezioni registrate, le slide sul tablet. Ne approfitto anche per farvi vedere quali libri ho comprato, quali appunto mi servono per questa sessione qui, da marzo a giugno, per chi guardasse questo video del 2027. Sì, questo qui è il tomo di libri di preparazione al test di medicina. Fa ridere, ma fa anche riflettere. Quindi vi mostro un attimo qualche libro. Questo qui è il famosissimo libro, tomo in realtà, di citologia e sociologia, materia che ho adorato, veramente probabilmente la mia preferita, ma adesso c'è anche lei, c'è genetica. Il libro diciamo che è ben scritto, è molto semplicemente della Zanichelli, che è sempre una certezza. Che dire? Spiegato benissimo, molto chiaro, forse c'è un po' troppo ciarpame, però io seguo delle lezioni. Cioè, raga, la qualità, le immagini, ma poi è scritto benissimo e come vedete è anche praticamente nuovo, ma questo non significa che non ci abbia studiato, semplicemente è solo una persona che ci tiene a tenere i libri, batteriologo, praticamente come nuovi. Genetica e poi qui ho zoologia al momento, che in realtà è di seconda mano, però non si vede. L'unico nuovo che sono riuscita a comprare è appunto quello di citologia e sociologia, ma era diciamo sottoprezzato, quindi va bene lo stesso. Va bene lo stesso! E sì, posso dire di fingere di studiare, visto che è già sottolineato da qualcun altro. Queste sono due delle quattro materie che sto preparando adesso, perché di chimica organica non abbiamo il libro, ma studiamo dalle slide. E poi ci sarebbe biologia vegetale che non mi è ancora arrivato. Quello che sto facendo al momento per genetica è prendere appunti, quindi sul tablet, a lezione, poi andare a ricontrollare, quindi studiando il pomeriggio, tramite appunto le lezioni registrate e le slide, quindi integrando, gli appunti con quell'appunto che manca. Diciamo che non tengo conto di quanto studio durante la giornata, però cerco sempre di fare, comunque almeno il minimo.
però giornalmente per non perdere ritmo. Quindi per quanto riguarda la teoria ho tutto sul tablet, sul Google Docs. Per quanto riguarda gli esercizi ho preso l'abitudine di farli sul quaderno perché è più facile, perché sono tutti disegni, con i titoli che poi riportano all'argomento che è sul tablet. Poi finita la materia faccio un elenco puntato, una mappa, gli argomenti che riguardano appunto la materia per cercare di avere per avere appunto una visione d'insieme di tutti gli argomenti, andarli a ricercare e riguardare nello specifico. Vorrei far notare il mio buon cuore perché per il di questo video non ho indossato la felpa dell'Università di Siena, che secondo me è la cosa più bella dell'universo. Ma non è la stessa cosa che pensa tutto il resto della popolazione che abita questa città, quindi per evitare di essere presa. Felpina tattica di LD. Lo sapete tutti ormai, grazie Marco che arricchisce i miei video. Comunque, una parte affascinante della mia vita è il fatto che io riesca a perdere il bus giornalmente, nonostante abbia la fermata letteralmente sotto casa. In quanti di voi hanno questo superpotere come me? Fatemi sapere. Approximately 10 hours later. Oggi ci aspettano 2 ore di genetica, 2 di biologia vegetale e poi 3 fantastiche ore di zoologia. La Fra non vede l'ora di partire, raga. Perfetto. Dopo 7 ore complessive di università e aver studiato concretamente massimo 2, adesso si fa un salto in centro per fare un po' di cosine misteriose e si cerca in qualche modo di perdere il bus anche adesso. Comunque devo dire che la giornata di oggi è stata particolarmente pesante, anche se probabilmente la più piena dell'intera settimana. Comunque sono delle materie super belle, quindi ti intrigano. Ci sono molte di persone che mi chiedono: ma perché hai fatto biologia? Se ti piace l'anatomia, tanto vale che tiri medicina. No, a parte questo, penso che farò un video su come mi sono preparata per il test fast forward di tipo 2 settimane. Non lo passo palesemente. Però sì, se dovessi consigliare biologia, fatela. Sì, c'è un po' di roba che magari non c'entra con l'anatomia, tipo appunto zoologia, biologia vegetale che stiamo studiando al momento, però è una bellissima facoltà per il mio, ti insegna tanto. Certo, bisogna impegnarsi, però ce la si fa. Pensavo di portargli un regalino magari. Quindi adesso si va in Piazza del Campo, che vi mostrerò come se non l'aveste mai vista, e sceglieremo insieme il regalino da fargli. Ho appena incontrato il mio compagno di corso mentre vloggavo. Il mio incubo è diventato realtà. Sono in pieno centro col telefono praticamente così. Ecco cosa rispondo quando mi chiedono se mi piace stare qui. Cioè, io vorrei che vedeste la super atmosfera in questa piazza e quanto sia facile arrivarci. In questo posto ci sono tipo 50.000 abitanti, è incredibilmente comoda e ci sono molti vantaggi a parer mio. Oltre al fatto che puoi raggiungere appunto tutto a piedi, poi qui si conoscono tutti. Insomma, i vantaggi della grande città è tutto concentrato. Quindi, signori, venite a studiare a Siena. Quindi adesso andremo all'avventura, alla ricerca. Sì, mi tocco ininterrottamente i capelli perché sono un motto a disagio, visto che non commento. Andremo un po' all'avventura, alla ricerca di prodotti tipici di Siena, che io personalmente non conosco, se non i ricciarelli. Ho già adocchiato qualcosina. Piazza del Campo deve essere una certezza. Non ci si sta. Oh.
cosa si studia biologia e a sé cosa si studia medicina. Se sei arrivato a questo punto del video, commenta con ornitorinco affamato, perché quello sono io in questo momento. Oh mio Dio, stavo per essere uccisa. Ecco, un altro pro, sì, la sistematina nei capelli ci vuole sempre, di Siena, è che è sempre all'ombra. Queste stradine, oltre a pararti il vento, ti salvano anche. Cioè, scherzavo, ho l'allergia. Non l'avessi mai detto. E dopo 47 bus arrotondando per difetto e tanta fatica soprattutto. Abemus regalo per mio fratello. Rullo di tamburi, ci siamo sfondati di ricciarelli. I cantucci li potevo comprare, sì, però erano meglio quel binsanto e quello non potevo portarlo. Yeah! Siamo andati di cavallucci della Pam e abbastanza cute. Faranno la loro figura, secondo me. Ciò che conta è il pensiero. Fratellino, non lamentarti. Uso tutti i giorni i tuoi vestiti e questo è il minimo che posso fare. Qual è il modo migliore per concludere la serata se non editando il mio stesso video? Questa è la mia faccia dopo tipo 2 ore di durissimo editing. Uccidetemi. Sarà un incubo, però sono anche contenta allo stesso tempo. Io amo editare. Un saluto a Valentina del futuro, che editerà anche questo video. Ci vediamo nella fantastica giornata di domani, che purtroppo non riprenderò. Fatemi sapere qui nei commenti che altro genere volete che porti sul canale. E nulla, ci vediamo al solito nel prossimo video.